Buongiorno, sono Francesca e sono un'infermiera dell'assistenza domiciliare dell'USL2 Marca Trevigiana, Treviso. Quali sono gli aspetti importanti da tenere in considerazione nel portatore di un catetere vescicale? Allora, innanzitutto è importante verificare la quantità di urine presenti durante la giornata. Verificare il colore delle urine, quindi diciamo che può esserci la presenza di sangue, quindi in quel caso bisogna comunque avvisare il sanitario di competenza. Verificare comunque che la persona abbia una situazione igienica corretta. Altre cose importanti sono che il paziente possiamo mobilizzarlo in carrozzina senza particolari problematiche. L'unica attenzione è quella di non strattonare il catetere, di non trazionarlo per non creare dei traumi. Il paziente posizionato in carrozzina va messo ovviamente con la sacca appesa alla carrozzina, deve essere comunque anche in questo caso spostata per evitare lesione a pressione. Altre cose importanti, quello che il paziente portatore di catetere vescicale può essere mobilizzato tranquillamente in carrozzina, quindi non è necessario che rimanga a letto. Quali sono le attenzioni? Quelle ovviamente di mettere la sacca correttamente. In questo caso, come vedete, il catetere passa sopra alla coscia e poi vado ad applicare la sacca, diciamo, sulla carrozzina. Quindi sempre più bassa rispetto al paziente. Altra cosa importante è quella di non strattonare il catetere nel momento in cui io posiziono il paziente, soprattutto quando lo sposto dal letto alla carrozzina. Nel portatore di catetere vescicale si potrebbero manifestare dei sintomi, ad esempio il bruciore, la presenza di sangue, urine torbide. In questo caso bisogna avvisare il medico di competenza o personale che ha comunque in carico il paziente.